La Prologo di Fano e le associazioni locali scaldano i motori e sono pronte a partire con oltre 60 giorni di eventi che, con l'ormai rodato mix tra iniziative culturali e feste campagnole e arena BCC, continuano a rendere sempre più appetibile la bella stagione della città della fortuna. La rete dell'associazionismo, cuore pulsante degli eventi in questione, sotto la coordinazione della Prologo Fano Fortuna e dell'amministrazione comunale, è riuscita a mettere in campo un carnet di appuntamenti che ormai da diversi anni valorizza i luoghi, la storia, la città. In un programma così vasto che ci accompagnerà per 3 mesi, trova i gusti di turisti, locali, ogni fascia di età, anziani e bambini. E con l'essenziale contributo di associazioni e volontariato che assicurano, in un contesto sempre più difficile ed oneroso per i costi di sicurezza, la continuità ed il tramandare nel tempo di tradizioni, piatti, ricette e atmosferi d'un tempo. Le difficoltà sono enormi, troviamo delle difficoltà in certi quartieri, però cerchiamo come Prologo di tenere tutti in piedi e a dare una mano per queste belle realtà. Fano dei Cesari, speriamo che ci sia una bella edizione anche quest'anno. Quest'anno già noi stiamo lavorando sul progetto, naturalmente i tempi sono quelli che sono. L'augurio è che chiunque vada su mantenga questa bella realtà. Sì, sotto questo aspetto sicuramente sì. Le forze politiche si erano impegnate su questo 3 anni, le elezioni sono imminenti, però naturalmente noi non possiamo aspettare a fine di giugno chi sarà il nuovo assessore, chi sarà il nuovo sindaco, perciò stiamo lavorando organizzativamente sull'evento. Da giugno sino ad agosto eventi culturali e feste campagnole scandiranno il passare del tempo in una consolidata tradizione. Anche quest'anno confermati tutti gli appuntamenti immancabili nei vari quartieri e nelle frazioni fanesi e gli eventi culturali sparsi in tutta la città, con conferme assolute come la Fano dei Cesari e il Wine Festival in collaborazione con l'associazione Camminando sui tuoi passi in ricordo della sommelier scomparsa Sara Bracci. Partiamo subito questo fine settimana con la Fano Geo, mentre il secondo evento dall'associazione di Falcineto, dove ci sarà la festa della mietitura. Dopo questo evento c'è il Palio delle Contrade. Fano dei Cesari l'anno scorso è stato un bel exploit, quindi quest'anno tocca che vi ripetete se non migliorate. Infatti dall'8 al 14 luglio ci sarà la Fano Fortuna e la Fano dei Cesari. Dopo la Fano dei Cesari ci sarà la Notte dei Desideri. Poi ci sarà In Giro per Fan sarà il 9 agosto. A seguire poi il Paese dei Balocchi, che ormai è a livello nazionale, quindi una festa importantissima che riguarda i bambini e tutte le famiglie. Il raduno del Vespa Club e la birra d'agosto, sempre d'agosto. E poi ci sarà il Museo dei Riciclosauri e qui è importante l'unione di Fano con l'entroterra.